Foscolo è un intellettuale di transizione, nel senso che si trova a vivere nel passaggio tra questi due secoli. Nasce nel 1778, muore nel 1827. Che cosa si verifica in Europa nel passaggio da un secolo all'altro? Il Settecento era stato caratterizzato da grandi eventi e stravolgimenti storici, come la rivoluzione industriale, quella americana e quella francese. Era un secolo di ispirazione illuministica, a differenza invece dell'Ottocento, che sarà un secolo dominato da dubbi e inquietudini. Che cosa pensa Foscolo della vita? Foscolo fa proprio una concezione di pensiero tipica della filosofia illuminista, vale a dire quella del materialismo e del meccanicismo. A sua volta gli illuministi la riprendevano da secoli precedenti, da pensatori precedenti. Che cosa significa materialismo e meccanicismo? Secondo questo modo di pensare, l'unica cosa che esiste davvero è la materia, di conseguenza tutto quello che ci circonda, tutto quello che conosciamo, anche i nostri sentimenti, anche quello che crediamo spirituale, è in realtà frutto della continua trasformazione della materia. Il mondo non ha un fine, non ha uno scopo, non esiste una dimensione ultraterrena o un paradiso. Esistono soltanto delle leggi precise che governano il mondo, come il principio di causa e di effetto. Ma secondo voi è facile per l'uomo accettare che la dimensione spirituale non esiste, che nulla esisterà dopo la morte e che tutto è riconducibile alla materia secondo un principio di continua creazione e distruzione? Certo che no, da qui nasce la ribellione del cuore dell'uomo. Se da un lato, infatti, immaginiamo questo grande ring, la ragione accetta questo stato di cose, dall'altra parte invece il cuore si ribella ed elabora una strategia di sopravvivenza per rendere la vita degna di essere vissuta. Per sopravvivere e per trovare uno scopo nella vita, l'uomo ha dunque bisogno di credere in alcuni valori, come la bellezza, l'amore, la passione, l'amicizia, la poesia, ma anche la libertà, la giustizia e la tomba. I valori che prima abbiamo elencato prendono, nell'ottica di Foscolo, il nome di illusioni. Le illusioni servono dunque all'uomo per vivere meglio, per sopravvivere. Foscolo, insomma, arriva ad elaborare una vera e propria religione delle illusioni. Qual è l'illusione più importante secondo Foscolo? Si tratta della poesia. Perché la poesia è un'illusione? Abbiamo già visto che, secondo Foscolo e i sostenitori della filosofia meccanicista e materialista, dopo la morte non c'è nulla, l'uomo è destinato a tornare nella dimenticanza e nell'oblio. Che funzione ha, allora, la poesia? Secondo Foscolo la poesia ha una funzione importantissima. Essa deve educare e civilizzare l'uomo. In che senso? Nel senso che, leggendo le poesie che narrano le grandi storie degli uomini del passato, gli uomini del presente possono ispirarsi a quelle gloriose azioni. Un altro importante compito della poesia è dunque quello di rendere l'uomo eterno. Gli eroi del passato, gli uomini del passato sono morti per davvero. Tuttavia il loro ricordo riesce ad attraversare i secoli proprio per merito della poesia. La parabola letteraria di Foscolo si divide dunque tra i poli del neoclassicismo e quelli del romanticismo. Alcune opere saranno catalogabili come opere preromantiche. È il caso, per esempio, di questo libro, di cui appunto ci occuperemo, mentre invece altre opere saranno confinabili nell'ambito neoclassico. Sappiamo bene che cos'è il neoclassicismo.